Consideriamo un punto materiale di massa m soggetto sia ad una forza elastica di richiamo che ad una forza viscosa che si oppone al movimento, esercitata, ad esempio, dalla resistenza dell'aria o da un fluido in cui l'oscillatore si trova immerso. Trascuriamo qui la forza peso. Scegliendo una coordinata y di t in modo tale che sia y uguale a 0 la posizione di equilibrio, cioè quando la molla è a riposo, l'equazione del moto del punto è my secondo uguale meno ky meno hy', dove le due costanti positive k e h sono la costante elastica della molla e il coefficiente di attrito viscoso. Dividendo per m possiamo scrivere questa equazione in questo modo. Questa equazione viene detta equazione delle oscillazioni smorzate o anche equazione dell'oscillatore armonico smorzato. Nel caso particolare in cui non c'è attrito viscoso, cioè delta è uguale a 0, l'equazione diventa y secondo più omega 4 y uguale a 0 ed è detta equazione delle oscillazioni libere o anche equazione dell'oscillatore armonico semplice. L'equazione dell'oscillatore armonico entra in gioco nella descrizione di molti altri fenomeni di tipo meccanico, ad esempio le piccole oscillazioni di un pendolo, ma anche, più in generale, tutti i sistemi monodimensionali che ammettono un punto di equilibrio. Consideriamo, infatti, un punto materiale di massa m in moto su una retta, con legge oraria y di t, soggetto ad una forza conservativa di energia potenziale u di y. Poiché la forza in un sistema conservativo è meno la derivata dell'energia potenziale rispetto allo spostamento, l'equazione fondamentale della dinamica si può scrivere nella forma my secondo uguale meno u' di y. Supponiamo ora che il sistema abbia in y uguale a 0 un punto di equilibrio stabile, come nel caso del pendolo o della molla. Ciò significa che l'energia potenziale u di y ha un punto di minimo relativo in y uguale a 0. Quindi, se supponiamo u di 0 uguale a 0, cosa che possiamo sempre fare perché l'energia potenziale è definita a meno di una costante additiva, la funzione u di y ha un grafico di questo tipo. Questo grafico può sempre essere approssimato vicino all'origine con una parabola, utilizzando la formula di Taylor al secondo ordine per u di y. In questa approssimazione abbiamo my secondo uguale meno u secondo di 0 per y. Ponendo adesso k uguale u secondo di 0, abbiamo che il moto di un punto materiale soggetto a una generica forza conservativa vicino al punto di equilibrio stabile y uguale a 0 è sempre descritto in prima approssimazione dall'equazione dell'oscillatore armonico. Tornando ora all'equazione più generale delle oscillazioni smorzate, osserviamo che questa compare anche in ambiti diversi dalla meccanica. Consideriamo, ad esempio, un circuito elettrico RLC in regime di corrente continua. Questo significa che una resistenza R, un'induttanza L e un condensatore di capacità C sono posti in serie in un circuito a cui è applicata una forza elettromotrice costante. Se indichiamo con I di t la corrente che circola nel circuito, abbiamo questa equazione differenziale. Dunque, esiste una completa analogia elettromeccanica. In un circuito elettrico, l'induttanza L gioca il ruolo della massa, la resistenza R quello della costante di attrito viscoso e l'inverso della capacità corrisponde alla costante elastica. Possiamo, in definitiva, scrivere l'equazione del circuito RLC nella forma I secondo più 2 delta I' più omega quadro I uguale a 0. In particolare, se la resistenza del circuito è trascurabile, si ha delta uguale a 0 e quindi l'equazione di un circuito LC in serie, in corrente continua, coincide con quella dell'oscillatore armonico semplice.